Un buongiorno da Alfredo Mammucari. Allora, oggi vi volevo parlare di una cosa che a me mi fa tanto ridere e tanto pena nello stesso momento, perché c'è un'ignoranza in Italia, ma in tutto il mondo, ma in Italia specialmente. C'è sta gente che ancora crede agli oroscopi. Ma io dico, come fate? A me mi viene gente ogni tanto a casa, mi metti il canale che voglio vedere l'oroscopo. Ma in sacco d'occasioni ho sentito sta frase, no, devo sentire l'oroscopo. Ma come fate a credere all'oroscopo? Che se voi vedete l'oroscopo su un giornale, su un altro giornale, in televisione, nello stesso giorno, dello stesso segno parlano, tutte cose diverse l'una dall'altra. Chi ti dice una cosa, chi te ne dice un'altra, e voi ce la scate. Siccome c'è pure un giro dei soldi sotto, con sto oroscopi, che voi non sapete, ma c'è stato un giro dei soldi. Sempre i soldi di mezzo ci stanno, sempre i soldi di mezzo per fregare la gente, leggenti, chiromani. Allora, io vi dico una cosa, io da ragazzino, io già avevo fatto questo video, poi l'ho cancellato perché avevo detto cose che non è il caso che vi rispiego, che ho cancellato il video. Lo stesso video che sto facendo ora, già l'avevo fatto, però l'ho cancellato perché c'erano delle frasi in cui ho detto meglio salvaguardarmi, e l'ho cancellato. Ora lo voglio rifare un po' più moderato. Allora, io dico, da ragazzino, quando avevo 12-13 anni, stavo in collegio, io scherzando e ridendo avevo convinto tanti che leggevo la mano, che io sapevo leggere la mano, ero un veggente. Ma era una presa per culo, scusate il termine. E voi invece ci cascate. Sa che facevo io? Ero uno che diceva che leggeva la mano. E tanti ragazzi che si erano fatti leggere la mano da me hanno sparso la voce a tutto il collegio. Oh, ma questo ci indovina, questo veramente là ti dice delle cose del passato, come fa a saperle? Ma pure a me, ma... Ebbene, sai che facevo io? Mi facevo dalla mano sinistra, come so che si usa, e facevo finta di guardare le linee, come dicono, che stanno sulla mano, no? Le piaghe. E da quelle piaghe dicono che si legge la tua vita. Ebbene, io che facevo? Alfredo, mi leggi la mano pure a me? Mi hanno detto che c'avevo un sacco di gente che voleva che gli leggevo la mano. E poi l'ho fatto anche dopo che sono uscito da collegio, per divertirmi. Poi lo dicevo alla gente, guardate che è tutta una stronzata. Ah, ma vattene, ma ci avevi fatto credere. Però io lo dicevo. Invece questi non te lo dicono. Allora, che facevo? Leggevo sta mano, vedevo ste pieghe e gli dicevo a questo. Qui dalla linea, io dicevo serio poi. Qui dalla linea vedo che hai avuto un passato un po' difficile. E quello, c'hai ragione. E continuavo con queste stronzate, tipo, ma tante volte tu abiti a un posto che, perché lo vedo qui dalla mano, abiti a un posto che stai vicino a un alimentari, un genere alimentari, una specie di supermercato, e poi c'è un bar e c'è un tabacchi, proprio vicino a casa tua. E questo, mamma mia, è vero, ma che sei stato a casa mia? No, lo leggo qui, lo leggo solo.
cominciavo a dire, però tu sei uno che ama tanto, tanto, tanto l'amicizia, con la A maiuscola, è vero, è vero. Poi io dicevo altre stronzate, tipo, tu sei uno a leggi da qui che sì, gli piace loro, ma non gli dà tutta st'importanza. È vero, ti giuro, guarda, mi stai a dire delle cose. Insomma, io dicevo talmente stronzate, ovvie, ovvie, che tutti, beccavo tutti così. Chi è che vicino casa non c'ha un tabaccaio? O un alimentari? Chi è che non ha avuto una vita nel passato un po' frastornata? Tutti. Dicevo tutte cose scontate, che per forza e ragione ci cascavano. Ma c'avevo la coda, mi leggi la mano, mi leggi la mano, e a tutti gli dicevo più o meno cose del genere. Guai a chi te tocca tua madre, bravo, ma chi è che non gli tocchi tua madre, San Cavola? Tutti. Cioè, dicevo, mo non mi vado a star di tutte quante le cose che dicevo, ne dicevo tante, ma erano tutte già studiate che non mi potevi dire no. Era una cosa che coinvolge per forza ogni uomo. Che ne so, hai avuto anche disturbi fisici. E quello sì, è vero, mi sono operato d'appendicite, vedi. Non inventavo, ma ci indovinavo per forza, perché chi è che non ci ha avuto mai problemi fisici? Ma pure una febbre, pure. Cioè, qualsiasi cosa ce l'hanno avuta tutti. Cosicché, alla fine, però, io a sta gente, io ho detto, ragazzi, io sto a piangere. Come si sta a piangere? È perché è normale che tutti ci avete il tabaccaio vicino casa e ci avete alimentari vicino casa. Ah, così è la storia. E così è l'oroscopo. Se tu leggi l'oroscopo di tutti i canali di TV e dei giornali, dicono ognuno una cosa diversa dall'altra. Poi mettono in mezzo la luna dice che tu in questo periodo avrai problemi sul lavoro, magari quello dice, ma io sono disoccupato da una vita, oppure ma io vado tanto bene sul lavoro. Ma che sta di questo? Ci avrai problemi in amore? Ma di che? Che io vado d'accordo con la ragazza mia infinitamente. Insomma, tutte cose non riscontrabili, tutte cose buttate lì. E voce cascate, lasciateli perdere l'oroscopo, mi sono preso in giro. Io, vedete, io sono il solito consigliatore, io do consigli. Pochi mi ho seguito, si iscrive al canale e si sente tutti i consigli che io do di tutti i generi. Ma questa cosa degli oroscopi mi fa proprio ridere, specialmente le persone anziane. C'è sta gente che va dai veggenti a pagare soldi, 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 ah, e il veggente gli dice, ah, tu c'hai una malattia col pendolino, se non fai così, se non fai colà, e pieni i soldi. Ti può succedere questo, ti può succedere quell'altro, la gente dà paura, va lì, paga e si fa fare altre consulenze, no? Come fate nel 2019, quasi 2020, ancora a cascaste stronzate? Vabbè che di ignoranza ce ne sta talmente tanta in Italia che supera tutto il mondo. Ma andare a indebitare per pagare per paura, che la gente va detto che se non ritorni lì e non paghi, eccetera, eccetera, ti verrà una malattia e succederà una cosa in famiglia tua, cioè, fanno queste cose, l'hanno fatto vedere pure su Striscia la Notizia tante volte, ma non ve basta. Ancora andate a leggere oroscopi, sono stronzate oroscopi. Scritti da Vinco Pallino, su qualsiasi giornale c'è stato l'oroscopo di oggi, in altro giornale l'oroscopo di oggi, i confronti, so, uno dice una cosa e uno ne dice un'altra, a quale demo da retta?
a quello della TV, a quello che canale 5, a quello di canale 6. Fatela finita con sta stronzata, non ci credete, ragazzi, vi sto dando consiglio, a me che me ne frega se voi vedete cioè, io ve lo dico per voi, ve lo dico per voi, è perdita di tempo e siete presi in giro. Ma ce ne sta tanta di gente che crede all'oroscopo, tanta, tanta, e questo per questo ho detto, devo fare un video e sfatare sta cosa. È una gran frescaccia. Non li guardate l'oroscopo. Io non ho mai visti, e poche volte che ho sentito, io sono del leone, leone, questa settimana stai sotto la luna e avrai un grande vantaggio sul lavoro, magari io manco lavoravo a quel momento, grandi vantaggi sul lavoro, uno magari è disoccupato. Se ti dici, ma che cazzo? Non so se mi è bastato sta cosa. Chiudo il video qua. Voglio essere lungo. Lasciate perdere queste stronzate perché non servono a niente. Vi illudono, vi fanno anche sperare, perché spesso e volentieri danno consigli buoni che vi verrà. Tanta fortuna, ci avrai tanta fortuna, e qui, conoscerai di là, quello, ma come io sono sposato, voglio mia moglie e basta, conoscerai una. Ma che stai a dire? Gli oroscopi, da oggi in poi, se seguite questo video, non li vedete più. Ve lo sta di uno che se ve lo dice è perché ci ha studiato sopra. È una presa in giro. E purtroppo gli italiani sulle prese in giro ci cascano come polli. Lasciate perdere l'oroscopi, lasciate perdere l'oroscopi. Li so fa pure io l'oroscopi. Dico cose, prometto cose, che ne so, sei del leone. Questo mese la luna ti aiuterà a buon improvviso, ti aiuterà a trovare un lavoro, ma io ho già lavoro. Come fate? Io non lo so. L'ignoranza, guarda, è una cosa che mi fa pietà da una parte perché dico come stavo messi male col cervello, e da una parte mi viene da ridere perché dico, mamma mia, che gente che esiste in Italia. Va bene, volevo dire solo questo, non mi prolungo. È il video più corto che ho fatto dei miei 200. Se andate a vedere, ho fatto quasi 200 video di tutt'altro genere. Ma sta cosa la volevo dire perché avevo fatto questo video, poi l'ho cancellato, ripeto, perché avevo intromesso un argomento che non riguardava proprio esattamente il fattore oroscopi. Allora l'ho cancellato e ho detto non lo rifaccio. E questa volta mi limito a dire solamente che chi segue gli oroscopi dovrebbe andare su un terrazzo e buttarsi di testa. A meglio cosa? Perché se credi a questo stronzate, non so che personalità c'hai. Va bene, io vi saluto simpaticamente a tutti, vi ringrazio per aver visto questo video e mi raccomando, oroscopi. Strappate il giornale, datele a me, datele a me. Seguite il vostro cuore, no, quelle stupidaggini. Un ciao da Alfredo Mammucari, spero di vederci al prossimo video. Se vi è piaciuto iscrivetevi, che vi do sempre consigli buoni, saggi. Va bene? Ciao da Alfredo Mammucari, al prossimo video.